primi tre mesi del 2017 le aziende veronesi hanno esportato in Russia beni per 58 milioni di euro, con un incremento tendenziale del 48,1% sul primo trimestre 2016. Grazie a questo exploit è stato abbondantemente recuperato in tre mesi il terreno perduto in tutto il 2016. Un quadro che rimane comunque complicato in considerazione dell'embargo dell'Unione Europea e delle controsanzioni russe, nonostante i segnali di ripresa. In ogni caso, per le imprese scaligere, Mosca è un partner di cui non si può fare a meno. I dati sono stati comunicati in Camera di Commercio in un incontro promosso da Banca di Verona e intitolato «Riparte la Russia». Abbiamo pensato di mettere assieme i principali operatori che hanno appunto a cuore le sorti del territorio, quindi dalla Camera di Commercio all'aeroporto, alla Fiera di Verona, assieme alla Banca di Verona, che usufruendo del sistema rete, di quello che un domani sarà il gruppo e quindi della rete di ICREA Banca Impresa, che è presente anche a Mosca con un proprio ufficio di rappresentanza, ritiene di dare un contributo fondamentale a questo proposito. Resta il fatto che il danno economico prodotto dalle sanzioni per Verona è rilevante. Spiace vedere che con questo embargo purtroppo il prodotto agroalimentare ha subito dei danni veramente importanti. Abbiamo il problema che il prodotto alimentare italiano viene sostituito da prodotti falsi e quindi con problemi di immagine sia negli scaffali dei supermercati, parlando di agroalimentare, ma anche nella ristorazione, dove oggi in molti ristoranti non troviamo più il piatto italiano, lo troviamo con prodotti che non sono italiani. E credo che questo sia un tema importante. Altro segnale della solidità del legame tra Verona e la Russia arriva dall'aeroporto. Quali sono le novità che portate al convegno di oggi? Ma le novità sono un punto della situazione, quindi verificare i numeri, verificare soprattutto quante opportunità stiamo perdendo come sistema Italia, come sistema Veneto, come sistema Verona, chiedendo alla politica, alla comunità europea di trovare un accordo con la Repubblica Federale Russa perché finalmente le sanzioni vengano tolte. Il partenariato che da sempre esiste tra la Russia e Verona è estremamente importante, le aziende ancora stanno soffrendo, oggi più che mai oltretutto Verona è collegata con la Russia con un volo giornaliero che permetterà di continuare a lavorare con questo importante paese. Riteniamo che riparlarne oggi significhi anche tenere alto un tema così importante da un punto di vista economico. Per il professor Antonio Fallico, presidente dell'associazione Conoscere Eurasia, il rammarico è che l'Italia abbia scarso peso internazionale. Le imprese tedesche in Russia sono infatti 5.000, quelle francesi 2.500, le italiane appena 300, una distanza che ci penalizza. Di qui l'impegno di Banca di Verona a supportare progetti di internazionalizzazione. Banca di Verona vuole esserci in queste iniziative, il futuro potrebbe essere anche la Russia.